1991. Croazia e Slovenia dichiarano l'indipendenza, poi riconosciuta dalla Comunità Europea e dal Vaticano. L'esercito serbo, guidato da Milosevic, invade per poche settimane la Slovenia e attacca militarmente la Croazia, provocando migliaia di profughi e le prime avvisaglie di una pulizia etnica come strategia di dominio. 1992. Dichiarazione di indipendenza della Bosnia. Milosevic dà inizio all'invasione e all'assedio di Sarajevo, innescando i principi di guerra interetnica per realizzare il disegno della Grande Serbia. Oggi, ciò che è successo a Sarajevo sembra non avere importanza. È vero, ma se qualcuno volesse, potrebbe rivedere tutto attraverso immagini che documentano una guerra ancora da decifrare fino in fondo. Ci sono campi di concentramento da qualche parte nella Bosnia, come in Polonia e in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Quante volte ti ho detto di non restare lì alla finestra a guardare? Potrebbero colpirti, razza di idiota che non sei altro. Possibile che non ti importi nulla di vivere ancora un po' in questo inferno? La guerra uccide non solo noi, ma le nostre speranze, ricordi ogni cosa. Devo guardare perché non mi sembra vero. Non può essere che accada, sembra un incubo, ma è reale. Senti, sparano! I serbi di Sarajevo sono in armi e già si spara. Chi non vuole l'indipendenza della Bosnia ha iniziato a discutere. Io posso solo ricordare, sì, anche la parte più autentica della mia invisibilità. Ci uccidono e parlate! Ci uccidono e guardate!